Cari amici, è iniziato il tempo santo dei 40 giorni. La Chiesa tratteggia la Quaresima e ci impegna a vivere la Quaresima come il tempo paradigmatico della vita cristiana. In antico, lo sappiamo, era il tempo che preparava la celebrazione del battesimo, della cresima e della prima partecipazione all'Eucarestia durante la veglia pasquale. E proprio durante la veglia pasquale l'amministrazione di questi tre sacramenti conduceva, introduceva, apriva il cammino alla pienezza della vita cristiana, alla pienezza della vita della Chiesa, alla pienezza della sua missione. Ecco, la Quaresima era il tempo che educava a diventare cristiani. E questo lo rende anche per noi, ai nostri giorni, il tempo paradigmatico della vita cristiana. Ma ascoltiamo il Vangelo per cogliere alcune indicazioni significative, belle, per questo tempo di grazia che ci è donato. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo lo Spirito sospinse Gesù nel deserto, e nel deserto rimase 40 giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche, e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Il Vangelo di questa prima domenica di Quaresima ci offre delle indicazioni, l'abbiamo sentito, molto sobrie e nello stesso tempo molto decisive. Lo Spirito che Gesù ha ricevuto nel battesimo lo sospinge nel deserto e in quel luogo rimane tentato da Satana per 40 giorni. Un luogo che lo vede a contatto con le belve, con gli animali, un luogo nel quale gli angeli vengono a servirlo. In qualche modo c'è riproposta la grande creazione di Dio. Anche la nostra condizione di discepoli ci vede accompagnati dallo Spirito Santo. Anche noi, come Gesù, dobbiamo lottare contro il Satana. La liturgia ci ricorda che Gesù ha vinto le insidie dell'antico tentatore. È la sua vittoria che permette anche a noi di dominare le suggestioni del male. Vedete, non ci è dato di vincere il maligno con le sole nostre forze, ma possiamo vincerlo se ci lasciamo guidare dallo Spirito Santo. La cultura del nostro tempo, gli stili di vita che ne derivano, non ci aiutano a ricordare che siamo abitati dallo Spirito Santo. Ma dal momento che siamo noi il centro del mondo, tutto dipende da noi e pertanto non siamo più attenti allo Spirito che abita in noi. Rischiamo anche di non ritenere necessaria la fede, perché possiamo fare da soli. Abbiamo le nostre personali convinzioni e questo ci basta. Ecco, a me pare che non possiamo affrontare questi 40 giorni senza permettere allo Spirito di essere la nostra guida, di diventare la nostra forza.
la preghiera, il digiuno, la carità fraterna fruttificano se siamo abitati e aiutati dallo Spirito Santo e permettiamo allo Spirito Santo di operare. Possiamo dire che il secondo quadro del breve Vangelo che abbiamo letto sposta totalmente l'attenzione. Ci fa passare dal deserto alla vita pubblica di Gesù. E al termine dei 40 giorni, Gesù si trova dinanzi a una vicenda dolorosa. Vede e conosce l'arresto di Giovanni Battista, che poi lo condurrà all'epilogo del suo martirio, sarà raccontato al capitolo sesto del Vangelo di Marco. Gesù di fatto continua in un certo senso l'opera di Giovanni. Chiama a conversione, propone il regno di Dio, un regno già presente e operante attraverso di lui. Con Gesù è giunto nel mondo l'unico Vangelo che ci dona salvezza e che ci libera dal male. Gesù dà così inizio alla sua missione. E quanto Gesù compie e insegna è l'attuazione del regno di Dio. Vedete, soltanto la nostra conversione al Vangelo ci permetterà di condividere la stessa missione di Gesù e di vedere così il compimento del regno di Dio nella nostra vita. Gesù sa che il tentatore non si allontanerà mai dalla sua vita e dalla sua missione. Forse è questo il motivo per cui Marco non racconta le tentazioni come invece fanno l'Evangelista Matteo e Luca. Perché tutta la vita, tutta la missione di Gesù è segnata dalla tentazione. Accompagnato dallo Spirito Santo, vive nel deserto l'armonia della creazione e gode del servizio del mondo angelico. Guardate che non è per paura che Gesù lotta contro Satana. Quello che Gesù vive è la presenza dello Spirito che lo abita e che accompagnerà tutta la sua missione. Dobbiamo ricordarci sempre che Gesù è colui che è abitato dallo Spirito ed è colui che dona lo Spirito. Contro il Satana si può lottare se come Gesù e con Gesù ci lasciamo abitare e condurre dallo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo ci fa gustare la pienezza del regno di Dio in noi. Lo Spirito Santo ci renderà attori, protagonisti dell'opera di Gesù. Così la nostra Quaresima può diventare un tempo prezioso e bello che ci vede capaci di vincere la tentazione e di educare il cuore alla pienezza del regno di Dio. E allora vorrei dirvi buon cammino di Quaresima. Thank you.